avanti con la nostra trasmissione In Salute. Oggi parliamo ancora di solidarietà e continuiamo, anzi, concludiamo questo nostro percorso aereo, direi, dato che ospite in studio la signora Maria Teresa Bertinotti, presidente del Club 61 Frecce Tricolori di Borgo Manero. Perché vogliamo andare avanti a parlare di questo argomento? Perché comunque la salute ha diverse sfaccettature, nel senso che da una parte c'è l'assistenza e la cura, ma dalla parte c'è anche chi aiuta e contribuisce a migliorare i servizi. E uno di questi, appunto, possono essere le associazioni di volontariato, i club come il suo, signora. Quanti club in realtà ci sono in Italia? Ma sono 124, mi sembra. Ma il club è, abbiamo detto che è senza fini di lucro e ha una finalità ben precisa, ma per poter aprire un club e mantenerlo occorre avere dei requisiti specifici? Beh sì, prima di tutto bisogna che nel circondario non ce ne siano degli altri. Poi bisogna proporsi alle Frecce Tricolore, essere delle persone serie, logicamente, perché insomma si ha un nome, il nome delle Frecce Tricolore non è una cosa da Simbolo buttare via, dell'Italia. esatto. E poi sottoporre tutto quello che si fa a loro per vedere se va bene o Ma potrebbe capitare che uno di questi 124 club perda i requisiti? sì, assolutamente sì. C'è stato, mi sembra, 3 o 4 anni fa dove non hanno accettato delle persone dei club e sono stati cancellati proprio perché non devono avere nessuno scopo di lucro, prima di tutto, non puoi avere un club per guadagnarci perché se no tutto quello che guadagni deve andare o in beneficenza o nel fare qualcosa. Ho capito. Tra le diverse iniziative ci sono, abbiamo detto, gli incontri con i giovani, con i piloti. Io ritorno ancora su questo discorso perché lei abbiamo parlato di borse di studio, ma so che le borse di studio le avete fatte anche in ricordo di Mariangela Valentini, Valentini. che è stata quella pilota dove è morta in quell'incidente aereo che tutti sappiamo. Lei è stata a Borgo Manero perché noi abbiamo organizzato una serata dove praticamente c'erano le donne dell'aeronautica. Abbiamo voluto far vedere cosa vuol dire essere nell'aeronautica, ma non semplicemente il pilota, ma l'ingegnere, il dottore, la donna che pulisce nell'aeronautica. Erano 10 donne e tra i quali c'era lei, Mariangela Valentini, che è stata una serata assolutamente eccezionale. È stata presentata da Sabrina Mainini, che è la moglie del generale Mainini, Che è uno dei vostri sostenitori, che io lo diciamo. chiamo San Giulio perché è una delle persone meravigliose che ci segue, che ci dà una mano. Ci ha accompagnato a vedere l'accademia dove lui è stato comandante, giù a Pozzuoli, ci ha accompagnato a Firenze, dove, anche lì nella scuola di guerra, e poi è una persona assolutamente eccezionale. So che voi avete visitato anche la NASA, così come le basi NATO, le torri di controllo, seguite tutte le manifestazioni della PAN, però non dimenticate gli altri. Tra l'altro mi avete anche detto che avete toccato proprio con mano quella che è la genialità, chiamiamola così, vantiamoci un pochettino dell'Italia e degli italiani all'estero. Elena, è proprio così, perché noi siamo andati a vedere la Legna Spazio qua a Torino e abbiamo visto che praticamente metà del lavoro che viene fatto qui a Torino viene mandato tutto giù a Cape Canaveral. E allora abbiamo organizzato questa visita a Cape Canaveral, molto difficile logicamente, non è così facile, non è che bussi e vai dentro. Abbiamo visitato la Cape Canaveral e c'era questo signore che ci ha accompagnato, era un ingegnere, che ci ha accompagnato durante tutto il tour e stava dicendo che gli ingegneri italiani si notano dagli altri, dai tedeschi, dagli altri per l'intelligenza viva, ossia un italiano lo vedi perché è più vivo degli altri, Più presto o tardi intuitivo, arriva, più. più intuitivo, più bravo, più Però bravo. obiettivamente avete potuto anche toccare con mano e vedere nel concreto che
quanto viene fatto in Italia è stimato e viene, ed è presente in queste strutture. Quindi un po' di vanto ce lo dobbiamo dare. Se noi guardiamo praticamente tutti i giorni per televisione, vediamo tutta la parte negativa, no, dell'Italia. Vorrei che almeno un pezzetto della parte positiva venisse portata, perché è molto importante. Le leggo la domanda di un telespettatore: mio figlio ha dei problemi di salute, ma il suo sogno sarebbe quello di visitare una base militare aerea. Come posso fare? Ad esempio, posso contattare il vostro club o un club? Beh, noi l'abbiamo fatto con un ragazzo dell'ospedale, che era l'ospedale di Borgovanera, e che il suo sogno era quello di andare a vedere i piloti delle Frecce Tricolore, e che era, oppure Cameri. I piloti delle Frecce Tricolore non abbiamo potuto portarlo perché era lontano, 4 ore di viaggio per lui era troppo. Però a Cameri l'abbiamo portato. E vedere una base come quella di Cameri per un ragazzo, vedere dei tornado che sono lì, che stanno aperti, che vengono è stato importante per lui, ma è stato veramente importante anche perché chi l'ha accompagnato hanno saputo dare tutta l'attenzione possibile. Infatti lui, questo ragazzino, quando è salito sulla scaletta stava male. E questo sergente che era lì con lui ha fatto andare via tutti, anche i genitori, l'ha preso sotto braccio, l'ha portato con lui in questo studio, parlavano d'altro, sono risaliti un'altra volta sulla scaletta dell'aereo, il ragazzo è entrato nell'aereo ed è stata una cosa commovente, eravamo tutti molto commossi da questo. Allora, ma se qualcuno volesse contattarvi, come può fare? Siamo www.club61, Frecce Tricolori, borgomanero.it. Voi avete una sede dove vi incontrate, dove avete fatto dei colloqui? Noi abbiamo una sede che è quella del ristorante Pinocchio, a Borgomanero. Abbiamo però quasi tutte le riunioni le facciamo a casa mia, perché con il direttivo è diventato un po' una famiglia, e perciò il bello di questo club è il fatto anche di essere felici, ossia avere un direttivo felice, che quando si vede non si parlano solo di problemi o di progetti, si parla anche di tante cose belle, positive, si parla della vita, e da lì vengono fuori tante idee. E forse è proprio questo che vi spinge poi a fare solidarietà o con le scuole o con gli ospedali, proprio perché c'è da parte vostra una serenità tale che vi consente di, da una parte, di dire io sto bene, ma c'è anche chi sta meno bene di me. Ma è proprio quello. Io credo che la cosa più importante che abbiamo fatto per conto mio, oltre alla solidarietà, oltre a tutte queste cose qui, è aver dato ai nostri soci e a chi viene con noi la felicità. Perché io credo che sia importante che quando uno entra in un posto, che sia un pranzo, che sia una visita, che sia deve trovarsi bene, deve essere felice, lasciare a casa tutti i problemi, li abbiamo tutti, chi più chi meno, ma devi lasciarli a casa, e con noi deve semplicemente essere felice di condividere delle passioni assieme, vedere delle cose eccezionali e di viverle nella maniera giusta e bella. Io devo dire che anche quando voi, il giorno dell'Epifania, ormai io non so da quanti anni che lo fate, ma tanti, 5 sicuramente, sono certa, sì. Anche le persone che accompagnano la Befana sono molto discrete, ma sono molto serene. Questa serenità, secondo me, la percepiscono anche i bambini e i familiari di quei bambini che purtroppo il giorno dell'Epifania si ritrovano in ospedale, ed è molto bella questa cosa, c'è una grande sintonia, secondo me, energia positiva, mi passi il termine, che si percepisce e che in qualche modo aiuta, secondo me, anche a guarire prima. È vero, Elena, è verissimo questo, e quello ti aiuta anche a vivere meglio, perché certe cose prese nella maniera giusta hanno anche un altro risultato. Un bambino che è malato ha bisogno di positività intorno, e perciò
un giovane ha bisogno di sapere che praticamente il domani non è poi così nero come viene presentato, ma è sempre stato. Sempre io sono nata nel 45, perciò finita la guerra, proprio finita la guerra, erano momenti tremendi. Non, è vero, adesso dicono era bello, certo che era bello, ma anche adesso non è così brutto come si presenta la vita. Bisogna, ad un certo punto, ci sono delle cose che sono meravigliose, bisogna coglierle, sono lì davanti a noi. Speriamo che questo suo messaggio lo ascoltino soprattutto i telespettatori più giovani, ma anche secondo me meno giovani, perché probabilmente a volte ci si lascia abbattere. La ringrazio per essere stata con noi. Grazie ai nostri telespettatori per averci seguito, e ricordiamoci sempre anche che accanto a chi sta bene c'è anche chi, magari anche con un semplice sorriso, può essere aiutato e può essergli migliorata la vita. Grazie, alla prossima puntata.